In questo video parleremo della risonanza magnetica. In particolare della risonanza magnetica per immagini o MRI. Questa tecnica diagnostica è largamente diffusa all'interno dei nostri ospedali e utilizza una macchina dotata di un campo magnetico piuttosto potente, in grado di generare immagini dell'interno del corpo umano a elevatissima risoluzione. Questa tecnica diagnostica non invasiva è molto utile per la diagnosi di diversi tipi di patologie, in particolare in campo oncologico. L'immagine viene generata dal segnale di risonanza magnetica delle molecole d'acqua presenti in elevata percentuale all'interno dei diversi tessuti. Ma cosa succede agli atomi durante la risonanza magnetica? Prima di tutto dobbiamo dire che le molecole d'acqua, o meglio, gli atomi di idrogeno contenuti in esse, possono essere considerati come dei piccoli magneti. Questi magneti, quando vengono posti all'interno di un campo magnetico, si possono orientare parallelamente o antiparallelamente rispetto alla direzione del campo. Inoltre, possono cambiare orientazione assorbendo onde radio a bassa intensità e generando in questo modo il segnale NMR che è alla base della formazione delle immagini. Le immagini che si ottengono sono a elevatissima risoluzione, riescono a differenziare e visualizzare perfettamente i vari tessuti e i vari organi, oltre ai vasi sanguigni, e possono dare anche informazioni di tipo dinamico, come potete vedere dall'immagine funzionale cardiaca mostrata alla vostra destra. Nel 40% di queste indagini radiologiche, per ottenere una corretta e precisa diagnosi della patologia, occorre somministrare degli agenti di contrasto che sono in grado di aumentare il segnale, l'intensità del segnale dell'acqua nelle zone dove vanno a distribuirsi. Questi agenti di contrasto contengono metalli, la maggior parte contengono lo ione gadolinio e alcuni di essi il ferro. Sono somministrati per via endovenosa e quando è presente una lesione, ad esempio della barriera ematoencefalica, si distribuiscono all'interno della massa tumorale, determinando così un aumento dell'intensità del segnale e quindi un'immagine estremamente più chiara, in grado di delineare perfettamente il contorno del tumore. Nel nostro laboratorio all'Università di Torino in via Nizza 52, noi ricercatori ci occupiamo di sviluppare sistemi innovativi in grado di rispondere a stimoli specifici che possono essere utilizzati nell'ambito della medicina personalizzata. Nel nostro centro ci sono laboratori chimici per la sintesi, purificazione e caratterizzazione di questi nuovi agenti di contrasto e sistemi di imaging diagnostico di tipo avanzato che ci permettono di testare in tempi brevi la loro efficacia. Le nostre ricerche sono spesso frutto di collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale. In particolare abbiamo messo a punto i vari tipi di nanosistemi biocompatibili, in grado di veicolare agenti di contrasto e farmaci nella stessa particella. Questi sistemi consentono il monitoraggio della distribuzione del farmaco in tempo reale dopo la sua somministrazione. Le nanoparticelle sono poi decorate sulla loro superficie con particolari molecole che sono in grado di riconoscere selettivamente, ad esempio, marcatori tumorali, permettendo così
una diagnosi precoce unita a una distribuzione specifica del farmaco, riducendone così gli effetti collaterali. L'ultima nostra sfida è rappresentata dal recente progetto Primo Gaia. Questo progetto è un finanziamento cospicuo ottenuto dalla Comunità Europea assieme a partners sia accademici che industriali francesi, tedeschi e belga. Il progetto vuole essere apripista per lo sviluppo di un nuovo settore, sempre nell'ambito della risonanza magnetica, a basso costo e quindi esportabile anche in paesi meno fortunati e più poveri del nostro. Il progetto infatti ha l'obiettivo di sviluppare sonde a base di specie radicaliche in grado di monitorare, con il semplice utilizzo del campo magnetico terrestre, l'attività enzimatica. Gli enzimi sono i catalizzatori senza i quali la vita non potrebbe esistere e sono quindi fondamentali per la diagnosi precoce di vari tipi di malattie. Per ulteriori informazioni consultate il sito www.cim.unito.it e grazie a tutti per la vostra cortese attenzione.